Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di cinema e fare un nuovo appuntamento con la rubrica Cinebook. Questa volta ci dedichiamo a Il Mago di Oz, o meglio, Il Meraviglioso Mago di Oz, caposaldo della letteratura novecentesca scritto da Lyman Frank Baum. Adattato in tantissime versioni, poi ne parleremo, ma ci dedicheremo al capolavoro del 39 di Victor Fleming, che è appunto il mago di Oz, con un incredibile Judy Garland nel ruolo di Dorothy. Come sempre non sono da solo, ma con me c'è Guido Affini Ciao Giulio. e Guido De Caro. Ciao. Ricordo come sempre che il programma è realizzato in collaborazione con la libreria Il Delfino di Pavia e l'associazione culturale Incipit. Allora, siamo andati a prendere una fiaba con la F maiuscola, un film con la F maiuscola e qua andiamo su alte vette di immaginazioni e non solo, vero Guido Affini? Beh, ci stiamo addentrando proprio in quello che è l'immaginario per eccellenza al momento. Il libro è stato pubblicato nel 1900, inteso proprio 1900, e sancisce il passaggio tra un secolo e l'altro. Baum pubblica questo libro che da subito diventa un successo, al punto che il ciclo del Regno di Oz è composto da 14 romanzi dove ne succedono di tutti i colori e che sono state più o meno riprese nei vari musical, nei vari film, sceneggiati televisivi, serie TV, fumetti, anime, Chi più ne ha più ne ma metta, ce ne veramente. sono e continua a generare. La cosa, devo dirti che all'inizio, a metà degli anni 90, a me aveva generato una curiosità veramente accesa. È la pubblicazione da parte di Fofi nella sua casa editrice Linea d'Ombra di un saggio di Salman Rushdie, che adesso era accolto da Mondadori, che era il suo commento al film del Mago di Oz, dove proprio lui diceva che il film del Mago di Oz è quello che ha sancito la costruzione del suo immaginario. Per cui lui in queste pagine poi parla di Dorothy, Judy Garland, parla delle controfigure. Parla di questo mondo reale. E a tutti gli effetti è molto complesso distinguere quello che è il film e quello che è il libro. Pochi hanno letto il libro, tanti hanno visto il film, tanti pensano di averlo visto, ma sono pochissimi i bambini che adesso hanno visto Il Certo. Mago di Oz o i ragazzi che sono disposti a vedersi un vecchio film in bianco e nero. In realtà è parziale, seppia, Esatto. color seppia la prima parte, poi quando si arriva al Mago di Oz è tutto a colori, è del Colorato. 39. Colorato, no? Technicolor del 39, perché altro, diciamo, Sì. idea che negli anni 30 non c'era il colore. In realtà il colore esiste da quando è nato il cinema, ma per una questione di costi, tutti gli anni 30, 40, 50, la gran parte dei film era fatto in bianco e nero. Però in realtà il colore, Biancaneve stessa, è a colori, per dire, cioè, nel senso, Certo. negli anni 30 si facevano già film a colori. Poi è un film che è stato restaurato diverse volte, anche ridoppiato diverse volte, e continua a avere successo, anche se sono un bel po' di anni che in TV non viene mandato in programmazione, ma ormai c'è lo streaming, Ma la quindi. cosa è che ha cambiato completamente l'immaginario, creando questo mondo parallelo, che è il mondo di Oz, il mondo delle fiabe, come poi con Guido De Caro abbiamo intenzione di andare, cioè nell'intenzione di Baum, perché poi su questo noi più o meno ce ne siamo sentiti alla periferia dell'impero in Italia, cioè conosciamo il mondo Certo. di Mago di Oz, conosciamo il regno, ma già il fatto che ci siano 14 volumi oltre non ci azzardiamo. Tanto quanto siamo gelosi del nostro Pinocchio e del mondo di Collodi. Posso farti una domanda? Sono stati tradotti tutti i 14? Che tu Allora, sappia, dopo il so. 56 i diritti di Oz non sono più di Baum, ma questo semplicemente per decorsi tempi. Ah, ok. E esatto, come.
per il tempo passato. Adesso la legge sui diritti è a 75 anni, mentre prima era molto più labile, e dal 56 è pubblico. Cioè, qualunque editore può pubblicare una sua versione, Ma lo una hanno sua fatto, edizione? lo hanno fatto. L'hanno fatto varie volte. Ah, quindi 14 volumi, volendo, sono L'ultima disponibili? che sì. Non so dirti in questo momento se Sì. siano disponibili. Noi abbiamo gestito parecchie volte i vari volumi, fermandoci a 7-8 come a seguirlo, perché poi Interessante. sì, perché poi è È un abbastanza. antesignano delle saghe letterarie, direi. Le saghe ci sono da sempre, Giulio. Sì, però Cioè, tu pensa a tutti i hai personaggi, ragione. la serialità, la serie nasce nella seconda metà dell'Ottocento Sì, come lettori. è Se tu vero. pensi a Dickens che Stavo pubblicava, se appena. tu pensi a Ho Dumas, pensato a ecco. Dickens, è Poi vero. quando nascono le cosiddette dime, cioè le riviste della frontiera, tutta una serie di attenzione al pubblico diventa proprio con una periodicizzazione e appuntamenti stabiliti. Col Mago di Oz non siamo di fronte a quello che è la dime, per cui non c'è bisogno di fare un racconto a settimana, però il successo è notevole e lui continua a produrre fiabe, perché è questa la cosa di cui dovevamo parlare, no, Guido? Eh sì, Mago di Oz è una fiaba che deve divertire i piccoli lettori. Questo lo dici tu? No, questo lo Ah, dice lui, questo lo dice Baum nell'introduzione. Dice proprio, le fiabe hanno sempre le ultime fiabe, le fiabe hanno avuto significato, c'è la paura, ci sono i mostri, ci sono i cattivi, hanno sempre avuto un intento moraleggiante, così. Invece adesso i bambini hanno bisogno di divertirsi. E io ho scritto un romanzo per divertirmi. Cioè, il Mago di Oz, il meraviglioso Mago di Oz, deve divertire i lettori. in effetti, se guardi, cioè, ci basiamo sul film di Victor Fleming del 39, in effetti il film ha quell'obiettivo di morale, secondo me bisogna scavare per trovare, perché a primissima visione e anche più volte io questo concetto di morale, devo essere sincero, non l'ho trovato così esplicita e neanche tanto implicita, devo dire. Ma è proprio questa la cosa. Infatti. E però ci sono questi meravigliosi personaggi, cioè, non so, per dire, un tema come la consapevolezza di sé. Certo. Ebbè, cioè, è uno dei temi chiave del Mago di Oz. Cioè, i personaggi alla fine Sono delle non c'è un maschere. intento morale. Siamo d'accordo, assolutamente, però sulla neanche la profondità, non sono profondi, sono semplici, Molto semplice. è di una semplicità Dichiarata. esatto, palmare, però nello stesso tempo proprio questa semplicità ti conduce per mano al centro dell'essere umano, Quello cioè sì. dell'essere umano in crescita, Sì, ok? In quello. divenire. Beh, la E questo protagonista è è Dorothy. bellissimo. Dorothy è Bellissimo. un'orfana, quindi è proprio, come dire, il modello, l'archetipo del protagonista delle Delle fiabe. fiabe. Delle fiabe, delle storie per ragazzi, cioè se tu pensi a Dickens con i suoi Certo. Oliver Twist, ma se tu pensi al Mark Twain, non tanto con il Tom Sawyer, ma quanto l'Huckleberry Finn, sono tutti personaggi che sono alla ricerca delle proprie radici e di scoprire chi sono, e sono svincolati dai soliti legami familiari. Facciamo un esempio, le scarpine. Ecco, su questo poi c'è. Bravo No? Guido, perché tra l'altro le scarpine. Sono una delle differenze più clamorose, Sì, più. allora lei nel libro ha le scarpine che le permettono di tornare a casa, che è il suo obiettivo una volta che lei è arrivata nel meraviglioso mondo. Però non se ne rende conto fino quasi alla fine del libro. Cioè, se uno va a interpretare questo messaggio, dice: ciascuno di noi ha
ha dentro di sé le risorse per diventare pienamente se stesso, realizzare i propri sogni, i propri obiettivi, ma non se ne rende conto fino ad un certo punto. Ok. Cioè, è questo, no, il mago di E Oz, come il bello sono del però mago. le scarpine? Cioè, come sono Sono d'argento, d'argento? sono le scarpe della strega dell'est, D'altronde, una d'argento delle sono. due streghe malvagie. Perché una è quella dell'ovest che verrà schiacciata da casa anche lì, No, anche quella è nel quella dell'est che viene schiacciata dalla casa. ok. E quella dell'ovest c'è e come. La scioglierà con un secchio d'acqua. Questa Sì, ok. novella Cenerentola, perché la teneva, diciamo, prigioniera, le faceva fare la sguattera, Esatto, eccetera. E a un perché certo così punto anche lei, nel film, sì, ecco, la uccide uccide. così e si scioglie come nella miglior tradizione di chi ha incastrato È Roger vero, come ammazzare un cartone nella Rabbit. salamoia. Esatto. Però Tieni presente che qua siamo 50 anni prima, sì, anche di 49, più. 49, Giusto per perché non non dargli la soddisfazione. 49, 1988 che ha incastrato Roger Rabbit. 50 ci siamo, ci siamo. capolavoro. Sì. Però ti chiedevo perché, ad esempio, nel film di Fleming le scarpette sono di rubino ed è una delle tante variazioni che sono state fatte in corso d'opera nella sceneggiatura, perché nella sceneggiatura hanno lavorato 15 sceneggiatori, ne sono accreditati 3 o 4, ma le mani ce ne hanno messo 15 sceneggiatori che hanno lavorato per 6 mesi e uno dei cambiamenti più significativi è questo, oltre al fatto che nel film danno alle scarpette anche una sorta di potere, come una sorta di protezione che viene data a Dorothy se la strega cattiva si avvicina, tant'è che Nel libro la protezione è contro tutti i mali, è il bacio della strega nord. guarda, io ritengo che sia il libro che il film siano fondamentali, siano molto importanti, soprattutto non tanto per i ragazzi, ma per chi si occupa dell'immaginario dei ragazzi, cioè in questo momento, proprio quello che è emerso, cioè questa cosa della salamoia, dei cartoni animati, questa cosa delle scarpe, delle streghe, del mondo parallelo, di battute che possono anticipare, sia soprattutto nella produzione del film che attinge dal libro tantissimo e presenta questo immaginario arricchendolo, trasformandolo, per cui le scarpe rosse, gli occhiali verdi, come nel film, come nel libro, gli occhiali verdi di Dorothy sono importantissimi, questa cosa per deformare, per vedere la realtà in modo tale che ti emergono le cose positive, no? Gli occhiali verdi è un oggetto strepitoso, un oggetto magico fondante per l'ottimismo e per lo slancio Certo. americano. È una fiaba e nello stesso tempo si respira lo spirito dello slancio, Dell'ottimismo americano. dell'ottimismo americano. Sì. D'inizio Poi secolo. su questo, secondo me, ci sono state una serie di, mi viene da definirle derive, cioè a un certo punto quell'idea di vedere sia nel titolo che questa strada lastricata di oro che porta al castello, come vedere quello che è il gold standard, Sì. Forzature, secondo me, sì, è sì, un'interpretazione quasi come per se si capire. volesse dare una Diamo una con. definizione giusto per dire di che cosa stiamo parlando. A un certo punto è emersa questa interpretazione della storia del mago di Oz come un intervento da parte dell'autore Baum all'interno del dibattito tra chi voleva legare il dollaro all'oro, all'exchange, al Golden Standard. E invece chi voleva che gli stati avessero la possibilità di coniare argento liberamente. Per cui questo fatto, per cui le scarpe sono d'argento e la strada è Beh, Oz, d'oro. la parola stessa, Allora, sulla parola Oz, Ozza, poi su questo ci sono anche tante. quello. Sì, esatto, Oz, oncia, per qualcuno è stato un segnale che andava in quella direzione, come un'oncia d'oro, come voleva essere una storia che si ispirava e che diceva la sua all'interno di un dibattito che all'epoca, nel passaggio tra 800
tra 800 e 900 era molto vivace negli Stati Uniti. Come se si volesse dare proprio una, aggiungere delle metafore, simbolismo, ideologia a quello che fosse. Rispetto a questo non c'è traccia dell'intenzione di Bauer. Questo volevo chiederti. Secondo te c'è intenzionalità in questa direzione da parte di Bauer? Non riesco a dirtela, però sinceramente la trovo un percorso poco affascinante. Poco affascinante, personalmente è un po' una forzatura. Anche secondo me. Perché il bello del... cioè, il bello anche perché romanzo... pensando poi al pubblico a cui è indirizzato, tu puoi dire sì, anche quello che dicevo Carlo all'inizio, questa è una fiaba, certo. Voleva divertire tutto quanto, punto. L'idea del che si inserisca all'interno di quel dibattito è ridurla, è riportarla a una chiave disambigua e monotona e anche molto piatta. Sono gli adulti che fanno queste cose, sì, hanno i bambini non lo farebbero mai. Questo è il classico linguaggio onirico delle fiabe, sì. Che è il mondo parallelo. La cosa particolare è che ad esempio Baum nel finale del primo libro, che è quello che ha ispirato il film, Dorothy è convinta di essere stata realmente in una realtà parallela, doppia, nel regno di Oz, e ha conosciuto il mago di Oz e che poi si sono presentati, certo. Mentre nel film ha più la valenza di un sogno mediante banalmente una dissolvenza incrociata, perché lei si addormenta e c'è questa dissolvenza e si sveglia appunto dopo il tornado, di essere entrata nell'occhio del ciclone, si sveglia, apre la porta, entra e proprio vede il mondo di Oz, e poi quando finisce il suo viaggio si riaddormenta, c'è una dissolvenza e la ritroviamo nel suo letto. Quindi l'intenzione è più il sogno, anche se proprio l'ultima scena del film è quando lei si affaccia nella fattoria, certo. Vede tutti i membri della fattoria e riconosce i personaggi che aveva visto in sogno durante il suo percorso nel Mago di Oz, nel meraviglioso mondo di Oz, per cui questo finalino lascia ovviamente in sospeso, però direi più la prima interpretazione che ci ho sarebbe solo. Tantissimo da dire sui tre amici, certo, sui tre amici di Dorothy, perché comunque domanda superficiale, ti interrompo, i vostri preferiti così per curiosità. Fanno una banda unica, cioè io ce l'ho il preferito. E lo spaventapasse, il leone. Sto con l'uomo di latta. Io sono il leone. Il leone. No, a me tocca fare lo spaventapasse. Chiusa la curiosità, prego Guido. Cioè, questi personaggi sono veramente. Veicolano tanti valori. Poi veicolano valori. Sì, hanno una funzione molto dichiarata, ma funzionano bene. Funzionano molto bene, sono di una tenerezza, sì. Straordinaria. Hanno la purezza e la semplicità dei bambini. Sappiamo anche che poi i bambini sanno essere anche feroci, certo. Intendiamoci. Assolutamente. Però hanno il candore proprio, sì. dell'essere umano di Rousseau, insomma, sì. Ecco, quelle cose lì, sì. Quello stupore, quella capacità di fare senza rendersene conto, perché cioè il leone è fifone, ma in realtà in tutte le situazioni in cui si trova poi manifesta coraggio, sì. Cioè crede di essere fifone. Hanno anche, secondo me, la goffaggine dei bambini. Hanno quel modo. Tieni presente che poi noi li abbiamo presenti. Non è esperienza. Li abbiamo presenti anche nel film. Sì, nei fumetti, diciamo, non raccontiamo neanche la trama e la storia, perché è una cosa. Se tu pensi alle scimmie volanti, poi te le trovi in Flash Gordon. Sì, ci sono una marea di richiami pazzeschi. Cioè, è stato fondante di un immaginario a cui poi tutti hanno potuto attingere.
Perché è questo, da questo punto di vista Salman Rushdie è bravissimo nel suo saggio a dire a certo, l'immaginario collettivo prima del Mago di Oz era un paio di maniche, dopo è stato accomunato da una serie di elementi che non potevano che confrontarsi con il leone pauroso, l'uomo di latta, piuttosto che lo spaventapasseri, perché le scarpe di Dorothy, la strada lastricata d'oro, eccetera, eccetera. Cioè, è stato un investimento talmente riuscito che ha cambiato completamente, per cui poi te li ritrovi con delle strane provenienze e li ritrovi citati da altri ed è ormai un bel garbuglio che è piacevole da districare. Perché a un certo punto dici, ecco fin dove è arrivato, ecco fin dove ci richiamo. Anche naufragarci è dolce. Esatto. Ma tieni, sì. Tieni presente che lo stesso Baum si è reso conto ed è stato lui per primo a pensare a una trasposizione del suo romanzo in qualcosa d'altro e ne fece un musical che ebbe successo. È vero, la storia degli adattamenti del Mago di Oz in realtà sono molto più numerosi da quando subito il libro è stato pubblicato rispetto a, diciamo, da metà Novecento fino ai giorni nostri. Ci sono una quindicina di cortometraggi e lungometraggi nel periodo muto, per esempio, già anche ai tempi del sonoro ne ha già fatto uno, poi ovviamente quello del 39 e l'altro. Disney ne ha fatti due di adattamenti in tempi passati, uno live action, uno animato, sempre negli anni 50. Hanno fatto anche il ritorno di Oz come altro film. Il discorso che dicevi dei vari, diciamo, associazioni, Labyrinth, per esempio, il film con David Bowie di Jim Henson è chiaramente una rielaborazione del Mago di Oz. Poi di adattamenti ce ne sono anche di bizzarri, sempre nell'ordine del musical, perché ricordiamo che il Mago di Oz è anche un musical, il film del 39, c'è cioè il film con Michael Jackson del 78, The Ma Wiz. Michael Jackson e Diana E Ross. Diana Ross, È un black sì, exploitation pazzesco. pazzesca, pazzesca. Con Beh, che dire, no, c'è, cioè, vabbè, recentissimo e bruttissimo Il Mago di Oz di Sam Raimi, perché è proprio brutto, James Franco, però insomma ha ispirato sia adattamenti sia biforcazioni, ispirazioni, come hai detto prima, Flash Gordon, ce ne sono un'infinità sì. di Cioè, richiami. ovviamente viene da pensare a un'altra costruzione di quelli che vengono definiti i Kunstmark, cioè i racconti di fiabe letterari, che è il Pinocchio, piuttosto che la Sirenetta, piuttosto che altri, cioè questi che riescono a intercettare i momenti della preistoria, dell'immaginario, in cui l'immaginario diventa quasi. Beh, la Sirenetta ovviamente siamo 2 secoli prima, è un altro paio di maniche. Pinocchio siamo 1 secolo prima, siamo alla fine dell'Ottocento, però che arrivano e dominano l'immaginario. Con Dorothy sicuramente succede questo, ma diventa talmente. Anche perché mi permetto di dire che l'immaginario è stato anche sviluppato grazie all'invenzione del cinema, perché secondo me non avrebbe avuto così. Su questo ci sono degli interessantissimi, Lo so, è ci sono, come. Lo so, però. arriviamo a fare un corso No, però di dico, media, come cioè l'hai. Umberto Eco ha scritto qualche cosina, Certo, Marshall qualcosa di un attimo qualcosa, importante, però per dire che. cioè no, non aspettano Guido e Giulio per No, fare. certo, assolutamente, non voglio peccare di No, presunzione. ma c'hai ragione, il problema è individuare quali siano i meccanismi di funzionamento di questo. Cioè, secondo me, arriva il meraviglioso Mago di Oz in un punto, cioè contribuisce a creare un punto di svolta nell'immaginario, cioè è questo il Sì, segnale ma che poi. il film. Cioè, Sì, film. Anche perché ricordiamo anche, non tu pensa a Over the forse il film, Rainbow. perché, cioè, il Cioè, voi libro dovete ha pensare, mi avuto un permetto di dire una successo cosa, clamoroso, il ma. libro, cioè, perché poi lui,
va avanti e ne scrive altri 13 per via del successo clamoroso. Quindi anche l'immaginario, diciamo, che si nutre di letteratura ha contribuito questo libro a rinnovarlo completamente. Cioè arriva in un momento in cui sì, sta nascendo il cinema, ok? Ecco, Méliès, per dire, sì, sarebbe appena stato, nato da 5 anni. Méliès sarebbe stato perfetto per, certo, fare una prima versione del meraviglioso Mago di Oz. Molto lunare, sì. Esatto. Sì, sì. Arriva proprio in quel momento lì e spacca proprio il mondo della fiaba in due. Spacca il mondo della fiaba in due. Da quel momento, cioè, le fiabe non possono più essere quelle dei fratelli Grimm. Le fiabe nell'immaginario dei bambini diventano questa specie di, non saprei dire fantasy, perché poi non è un fantasy, però di fantastico. Ecco. Guarda, di viaggio. Entra il fantastico. Io purtroppo su questo ho una formazione che è mutuata da Jack Zipes, che ha paura dei fratelli Grimm. Lui è un antropologo e sociologo della fiaba e lui marchia questa deformazione dell'immaginario sulla fiaba nella seconda metà del Novecento, a partire dagli anni 30 del Novecento, con la Disney, per cui, certo, dice la Disney è quella che ha modificato completamente, certo, il rapporto delle famiglie, creando un mercato della fiaba, certo, per cui Walt Disney non ha mai fatto Cappuccetto Rosso perché non è riuscito a farla diventare una narrazione accettabile per gli standard della Disney. Ha deformato Pinocchio e non si è approcciata al meraviglioso mondo di Oz. Esatto, solo più Pinocchio più non è ambientato in Italia, è ambientato in una Svizzera molto, molto soft, e è una cosa, cioè, sono delle Alpi, non c'è la fame. Non mi esprimo perché il Pinocchio della Disney è proprio un... Eppure noi siamo cresciuti con quello, certo. No, anche perché concordo. Volevo tornare un attimo indietro sulla complessità della ricezione di questo materiale, perché a un certo punto è stato realizzato anche un bellissimo film, almeno questo è il mio giudizio, su Judy Garland in quelle... Assolutamente. Che è, tre anni fa, Judy con René Zellweger, che ha vinto l'Oscar, sì, per quel film. Bellissimo. Bellissimo, sì, da vedere assolutamente. Che è la Judy Garland post-successo, sì, del Mago di Oz. Lei diventa grande. Sul Viale del Tramonto. Sul Viale del Tramonto, sì, è vero. E c'è tutto un conflitto sul suo essere attore. E anche io lo consiglio, infatti è una delle cose che avevo in mente di dire, e sempre collegato al cinema, è vero quello che dici tu, Guido, del discorso del essere cresciuti con l'immaginario Disney sulla contaminazione, perché bisogna mettere anche i dati, nel senso i numeri. Il cinema, da quando è nato, soprattutto negli anni 30, era come per noi adesso il calcio, cioè tutti, ma proprio tutti, andavano al cinema e quindi tu assorbivi e poi portavi avanti. Adesso i numeri delle persone che vanno al cinema sono drammaticamente bassi e quindi non riesci ad avere una così ampia cassa di risonanza. Cioè, tanto per dirti, gli incassi di Via col Vento, che tra l'altro è sempre di Fleming, che l'ha realizzato sempre nel 39, è il film che tuttora ha incassato di più nella storia del cinema. Cioè, immagina quante milioni di persone l'hanno visto. No, è quello, e quanti usufruiscono di quello di quel mezzo e poi lo diffondono. Perché adesso non posso fare una proporzione, però se negli anni 30 andavano, dico, 1 milione di persone, per capirci, adesso ne vanno 10.000. Ecco. Purtroppo, aggiungo io. C'è TikTok, però. Beh, ma ti faccio i complimenti, Guido, per come hai chiuso questo mio pippone in difesa del cinema. C'è TikTok. Però sai che è giusto, nel senso che sono cambiati completamente sia i linguaggi, cioè che i mezzi cambiano la nostra abitudine al linguaggio, alla narrazione. Certo.
se hai a che fare con dei ragazzi, e so che anche voi condividete Certo. con me, in una situazione ancora più trasversale rispetto a lavorare in una libreria dove entrano dei lettori o delle famiglie di lettori, quindi comunque un pubblico selezionato e con una intenzione esplicita, leggere. A me quando dicono ma i ragazzi leggono, chi entra in libreria di solito è perché legge, no? Quindi i ragazzi che vedo io leggono, ma Non vengono in forse libreria a bigiare, ecco, non credo. anche, ma non facciamoci gli affari di troppa gente. Io ti posso fare tre o quattro nomi, ma Ah, evitiamolo. ok. Diciamo che il punto è la prospettiva deforma la Una bussola. volta, quando i cinema erano aperti al mattino, si balzava o si Certo. bigiava e si andava al cinema. Ecco, vedi. Adesso non so se si viene in libreria. I cinema a quell'ora sono chiusi, Credo che quindi non si può. l'intrattenimento del cinema e l'intrattenimento della libreria possono essere differenti, però dopodiché la domanda è qual è il linguaggio a cui sono assuefatti i ragazzi? Ed è un linguaggio veloce che richiede dei cicli di narrazione molto rapidi, in cui la curva d'attenzione deve nutrirsi di alti e bassi velocemente. Certo. Cioè, se tu fai vedere un albero degli zoccoli, ti tirano dietro Lo di zoccolo, ogni. sì, E magari se fai anche il mago di vedere. Oz del Bravo. 39. Sei arrivato dove? Qual è la mia Esatto. conclusione? È sicuramente un argomento di Certo, studio. sì. E però non c'è una familiarità con le stesse sequenze narrative di 20 anni fa. 20 anni fa si diceva che la televisione aveva cambiato il nostro modo di vedere le cose e noi che facciamo parte Certo. della generazione che è cresciuta con la televisione in casa, Certo. mentre i nostri genitori no. Già si diceva voi non riuscite a sopportare l'idea di un film con certi tempi, con certi ritmi. È vero, no, Guido? Assolutamente sì. I tuoi ragazzi, visto che tu sei insegnante alle superiori. Sì, quando io faccio vedere un film degli anni 70 o 60, come ho provato Con ad cosa? esempio con Il buio oltre la siepe, Avranno sbadigliato dall'inizio alla fine. è stata dura per loro. Alla Ah, fine ma prof, dicendo, in bianco prof, e nero? c'era oltre a bianco e nero, naturalmente, un bianco e nero spettacolare in quel caso, naturalmente i tempi del montaggio. Sì, anche delle Poi velocità delle sequenze. la velocità delle sequenze, i Certo. tempi del montaggio, il linguaggio del cinema è mutato completamente, va bene, insomma, dopo Sì, Pulp ho Fiction, presente un dibattito ormai. con uno che non capisce niente sugli spazi e Posso sicurezze. immaginare. Sì, perché No, non è comunque, abituato alla lunghezza e secondo me tutto c'è una quanto. cosa che resta in sospeso qui nelle chiacchiere che stiamo facendo, cioè che è un punto nodale per chi fa cinebook, cioè l'immaginario collettivo. Adesso ci stiamo focalizzati sul meraviglioso mago di Oz, sull'immaginario, sulla formazione, sulla costruzione di un immaginario collettivo. Ha inciso di più il testo del 1900 o tutte le sue versioni cinematografiche? Sicuramente quella del 39. Sicuramente anche secondo me Quella del quella del 39, 39, sì. direi. Io posso dirti che ho avuto la fortuna di leggere prima il testo e di vedere il film perché semplicemente l'occasione dell'infanzia era che se beccavi il film lo beccavi, se non lo Sì, beccavi non lo beccavi, mentre il esatto. libro era sempre a disposizione. E mi è capitato a 9 anni di leggere il libro dove tra l'altro non parlava di un tornado, ma parlava di un Ciclone. ciclone, dove succedevano determinate cose, però sono stato contento di ritrovare nel libro qua della Gribaudo le stesse illustrazioni dell'epoca che avevo letto io. E devo dirti che però il film, con le canzoni, con questa Judy Garland, con questo leone, in questo modo, dopodiché io ti posso assicurare, ho visto i tre amici di Dorothy,
a fumetti in ogni versione possibile e immaginabile, e ne ho dei ricordi anche molto stranissimi di questo, come citato in un super VIP di Bruno Bozzetto, però sono sempre, come dire, il confronto con la visione che Fleming Sì. fece nel 39, perché la codificò, Però, la cristallizzò. Io ho questa impressione. sì, questo sono Sì, perfettamente e d'accordo. Rushdie dice la stessa Ok, cosa. sì. Però, Tant'è vero per che lui. dire, non so, Piccole Donne, invece, Si era innovato, hai ragione. Piccole Donne è entrato nell'immaginario il romanzo Sì. molto più dei film, anche se ci sono versioni cinematografiche Di buon livello, fondamentali, sì. eccetera, però, Ma cioè, se tu ricordi capisci? quando È abbiamo questo che affrontato Piccole Donne è nella nostra strano. puntata, quello che dicevamo è che sentivamo che si sentiva l'esigenza probabilmente ogni 10 anni, ogni 10-15 anni, da che noi abbiamo modo di registrare questa situazione, c'è desiderio di vestire le piccole donne rispetto ai valori Certo, che vero, che si aggiornano. si aggiornano, che secondo la moda del momento. Sì, però è lì, è il libro che ha Continua a spronare. costruito l'immaginario, Secondo capisci? me c'è Mentre anche qua, da aggiungere un altro no, elemento. Secondo effettivamente me anche il qua. contesto storico dell'uscita del film, nel senso che sia nel 39, sia in un periodo in cui anche la politica americana è in espansione, tutto il contesto, Beh, inizia la e seconda guerra mondiale. inizia la seconda guerra mondiale, per cui il cinema è anche quello uno strumento di Posso espansione. fare una. Secondo me E volevo solo anche. aggiungere Vai, un'altra cosa, che certo. sempre nel 39 Fleming ha firmato appunto Via col vento, cioè Accidenti. in 2 anni, tant'è che il film in realtà non è solo di Victor Fleming, ci sono altri 5 registi, però è lui quello più citato, perché è quello che ha seguito quasi tutto il lavoro, perché doveva seguire anche Via col vento. E secondo me un regista che, cioè, nello stesso anno esce con 2 film che hanno così tanto successo in tutto il mondo, cioè tutto il mondo inteso come America, Europa, che non è tutto il mondo, però per dire come influenza è già tantissimo, e te lo porti avanti per decenni. Magari, che ne so, Piccole Donne è uscito in un contesto tempistico diverso, allora non ha inciso. Secondo me anche il Film. momento, film, secondo me anche il Poi momento sai in cui cosa, uscì. secondo me? Cioè, la butto lì perché non vorrei dire una sciocchezza galattica. Cioè, il fatto che sia fantastico. Certo, Cioè, il cinema. l'evasione è Il fondamentale cinema ha nel momento in cui hai una i crisi. mezzi, anche il cinema del 39, Certo. ovviamente, aveva i mezzi per far vedere. Sì. Capisci? Poi erano solo 10 anni che Che, c'era il so, sonoro, che è Piccole Donne non pochissimo. aveva bisogno di essere visto, Allora, capisci? Mentre il Mago di Oz, il sì, Mago di Oz, assieme assolutamente. alla Tela di Carlotta e a qualche altro testo, è uno di quelli che vengono utilizzati per le recite nelle scuole Certo. statunitensi. E credo anche, Teatrale, anche un'impostazione esatto. teatrale, sì. E L'altro sarà anche Alice nel Paese delle Meraviglie, immagino. non, No, in questo quello no. momento quello che io posso dirti è che in parecchi romanzi di letteratura per ragazzi, quando si propongono la diaristica di quello che avviene nelle scuole, ti propongono la Tela di Carlotta, ti propongono il Mago di Oz, piuttosto che delle altre recite su testi più o meno noti. E quello che mi è capitato è di trovare spesso Mago di Oz e tantissimo la Tela di Carlotta, per le elementari tantissimo la Tela di Carlotta, ma Mago di Oz pure, dove Dorothy ovviamente permette, che so, di mettere gli ultimi a fare le scimmie piuttosto che le altre Sì. figure, sì. Per cui continua a esserci anche una lettura dal basso continua, però è il film del 39 che costruisce le immagini di riferimento, e in quel momento vengono cristallizzate l'immagine
di chi è Dorothy, cioè Judy Garland, di come sono le scarpe, di com'è la canzone che accompagna i passi, il desiderio, perché Over the Rainbow nasce prima come desiderio, come proiezione di costruzione del regno, certo, di Oz, lo ricordiamo, sì. E Over the Rainbow non c'è nel libro, non c'è, no, no, assolutamente no. Ed è lì è fortissimo. Dopodiché, se chi ha visto Jude il film del Coronel Zellweger non può pensare a quel momento di produzione del cinematografico in modo, nello stesso modo con quale vede da bambino quel film, no? Esatto, sì. Cioè cambia tutto, sì, vedere, certo, dietro le quinte e quel sistema di produzione, sì, le sofferenze a cui è stata costretta quella bambina, l'assenza di infanzia, l'assenza, sì, d'affetto, se non sporco e violento, sì, proprio un film spietato, sì, nell'illustrare quali sono le dinamiche di produzione dei sogni. Senti Giulio, penso che anche se non arriviamo un dunque come di solito ci capita e invece siamo rimasti in queste divagazioni opera aperta, sì, esatto, una puntata aperta, libera, sì, chi vuole può entrare, esatto, è per questo che abbiamo il raffreddore, Giulio, esatto. non è covid può interagire anche, sì, noi abbiamo fatto questa puntata un po' diversa dal solito, non siamo stati neanche a guardare prossima più di tanto le differenze libro film, ma cercare di capire proprio come questi due strumenti si sono, secondo me c'entra tantissimo col percorso che stiamo facendo, sì, col cinebook dedicato alla, certo, letteratura per ragazzi, certo, perché proprio questo è fondante ed è proprio il dialogo non tanto delle differenze tra film e libro, ma come le due cose, come diceva prima Guido, no? A un certo punto quale dei due domina l'immaginario collettivo, e Rushdie ci dà una risposta che è il film, sì, nello stesso tempo però il film senza il libro non è niente, no. Scusami, avevamo detto che eravamo le conclusioni, ma in realtà vabbè, è così, certi libri e film fanno questo effetto, sì, andresti avanti all'infinito a vedremo settimana prossima, esatto, vedremo nella prossima puntata, ma non spoileriamo, lo scopriremo. Beh, possiamo solo dire che ci saranno il John Cena e The Rock della cinematografia, della critica cinematografica, che si affronteranno. Esatto, esatto. Ma non vi singolare attenzione. Esatto, ma non vi diciamo in merito a cosa e a quale adattamento. Ringrazio come sempre Guido Affini e Guido De Carlo. Ciao a tutti, alla prossima.